Ciao, se ho questo green screen fatto male è semplicemente perché voglio evitare che si veda il disordine in camera mia, chi se ne frega. Allora, volevo fare il punto della situazione per quanto riguarda il canale. Allora, per quei pochi, pochissimi che mi guardano e che magari non mi conoscono di persona, cosa faccio come persona? Sostanzialmente, niente. Sono la classica persona che gli piace fare i video, vede che esiste la piattaforma YouTube e quindi provo a fare dei tentativi. Cerco di portare un po' quello che mi piace e cerco anche di capire se funziona. Cosa vuol dire se funziona? Intendo dire che intanto ci sono diversi progetti che sono in stand-by, non li sto portando avanti da un po' di tempo, mesi, perché sostanzialmente non funzionano, non fanno visualizzazioni, non ricevono like, non ricevono commenti, non funzionano. E col tempo ho capito che non devo pretendere questa cosa qui, perché se non funzionano, in parte sicuramente è anche colpa mia. Non è necessariamente che devo additare tutti e dire: ah, YouTube è una piattaforma di merda super sbilanciata. Poi, in realtà, secondo me, in parte è anche quello. Però vabbè. Il punto della discussione qual è qui? Che prendo ad esempio la serie per cui a livello di editing spendo più tempo, ovvero la serie Infernum di Terraria. Sostanzialmente sono un po' stufo. Sono arrivato al quarto episodio, sono stufo di arrivare a 6, intorno alle 5-6 ore di editing per un video di, boh, dai 7 ai 10 minuti più o meno. E vedere che fa 30 visualizzazioni, di cui 20 sono mie perché vado lì e ricontrollo il video, e 5 sono di quelle persone a cui dico: guarda, è uscito il video, guardalo perché io sono felice così. Poi in realtà col tempo ho smesso di fare quella roba lì. È molto semplice. La mia non è una lamentela, è un spiegare, anche perché certe persone sono effettivamente venute nei commenti a dirmi: ma quella roba che avevi fatto perché è ferma, dov'è finita? Spiego anche un po' come mi sento, perché fondamentalmente non mi sento benissimo. Allora, io poi col tempo ho capito che ci sono quelle cose su cui devo spaziare. Ci sono delle cose che un po' funzionano, delle cose che effettivamente fanno delle visualizzazioni, ricevono dei like e anche dei commenti dove mi chiedono: ah, fai un continuo, cose. Tipo, ad esempio, il video delle curiosità su piante contro zombie. È andato benissimo, un sacco di persone mi hanno chiesto di farne un altro. E poi ho avuto fortuna perché quel gioco è un gioco che in italiano è trattato poco. Ok, no, se non quasi nulla, quindi. Però Piante contro Zombie è un giochino, un tower defense simpatico, bello, carino, però non è che puoi spaziare più di tanto con i contenuti che ci fai. Voglio anche puntare a qualcosa di un po' più stimolante. Terraria per me è un gioco bellissimo, ma non riesco a farlo funzionare. Io credo di metterci della qualità per quanto riguarda l'editing, per quanto riguarda il personaggio che vado a interpretare in quei video, però semplicemente non ricevo i risultati che spero, e quindi ho capito che non voglio più spenderci né così tanto tempo né così tanta fatica per quel tipo di video, sostanzialmente. Adesso comunque mi sono focalizzato su due tipi di video. Intanto i video di Silent Hill 2. Silent Hill 2 è fondamentalmente un argomento che mi sprona a fare di più, anche se so che non mi guarda nessuno, perché è quella soglia limite dove, anche se appunto non ricevo un vero e proprio feedback da qualcun altro, a me mi lascia della soddisfazione personale, e questo è importante perché almeno quella deve esserci. Cos'altro? Sto spingendo anche un po' di più sui video commentary piuttosto che solo i gameplay, perché ho visto che far sapere la tua opinione su YouTube di qualcosa di cui ti interessa è più facile che venga visto rispetto a un gameplay. Poi parliamoci chiaro, la situazione su YouTube di oggi è davvero strana. Cioè, i gameplay sono quella cosa su cui senti parlare chiunque di: ah, fai gameplay, ti prego. Anche a youtuber grossi fare richieste del genere, quindi tutti lo chiedono, ma nessuno li guarda, perché di fatto queste, magari uno youtuber con 4 milioni di iscritti fa video gameplay, prova a farli, e poi 30.000 persone li guardano. Poi, vabbè, non fanno schifo, però insomma, cioè, devi capire un po' quali sono le priorità. Boh, io penso di aver detto tutto, sinceramente. Come ho già detto, non è una lamentela questa, voglio solo fare il punto della situazione. E perché effettivamente ho visto che, ripeto, quelle persone che mi conoscono, i miei amici, la mia ragazza, cioè voglio tenerli un attimo fuori da quella che è una possibile community di YouTube mia. Perché se mi conosce è normale che riesci a dire: ah, che bello il video, che bello così. Però io punto a farmi conoscere, non a essere già conosciuto come persona, tramite i miei video.
Mi piace far ridere, mi piace far interessare agli argomenti, non è una questione di mettersi al centro dell'attenzione. Poi vabbè, io faccio anche teatro, quindi mi piace anche recitare, insomma, una parte. In generale ringrazio tutti quelli che effettivamente mi scrivono anche solo bel video, perché davvero a me basta quello, ma bastano quelle due o tre persone che sotto scrivono un bello. E io sono già più convinto di dire ok, dai, ne faccio un altro. Ma anche gli insulti, cioè, mi piacerebbe ricevere anche degli insulti, un hater, non so, uno che mi dice fai dei video di merda. Però effettivamente, almeno quando vado nella sezione commenti di un mio video, dove magari dico cazzo, ci ho messo un bordello di tempo a farlo, credo sia venuta una bomba. Poi vado nei commenti e sapete come mi sento? Così, mi sento così. Come a Silent Hill. Niente, ho detto quello che dovevo dire. Buona visione per i prossimi contenuti. Supportatemi come riuscite. Ciao. Restless dreams, I see that too.